Amici, ebbene sì, sono tornato a Roma, è ufficiale, fino a fine mese starò qui. E in questo video voglio parlarvi proprio di Roma, perché i turisti che vengono a Roma si fermano per la maggior parte a Roma, ma non sanno che nei dintorni ci sono un sacco di cose meravigliose. Io sono nato a Roma, ma poi diciamo che ho vissuto la maggior parte della mia vita ai Castelli Romani, che è la zona a sud a pochi chilometri da Roma. Ho sempre sognato di fare un video su quelle zone, magari questo sarà il primo. E ne approfitto di questa collaborazione con PayPal. Non so se lo sapete, ma adesso all'interno degli stati dell'Unione Europea si possono scambiare soldi con PayPal senza pagare commissioni, sia che utilizziate il credito su PayPal, sia che utilizziate una carta appoggiata a PayPal. E visto che qua siamo a Roma e si paga alla romana, quale migliore occasione per dividerci i soldi e per farvi vedere come funziona? E proprio per questo insieme a me oggi ci saranno Fiona, Tech Princess, già l'avete vista su questo canale, e il bellissimo Marcello Ascani. Loro sono arrivati adesso in stazione, li vado a prendere e poi ci incamminiamo. Andiamo! Io sono parcheggiato qui di fianco. Come va? Aspetta! Non ci stanno le cose morte! C'è roba di Marcello da 6 mesi, credo. Lascia la portiera aperta che così gliela portano via subito. Buonasera! Come andato il viaggio? Guarda che sole che ha sortito Nanni! Ma che dice questo? Allora, le alternative sono due: o oggi offro tutto io e stasera offre tutto Marcello. Io non offro niente, giusto? Tu non offri niente. Io sono una princess, quindi. Okay. Oppure dividiamo. Io sono per offro tutto io la fraschetta e offre tutto Marcello al ristorante stellato. Io sono per dividiamo adesso e dopo. Va bene. Così. Va bene. Tiè, manco a farla apposta. Tiè. Sto in riserva. Ecco. Stai in riserva. Io sto sempre in riserva. Che roba? Io mai. Io di solito metto 10 euro a volta, però non vado mai in riserva. Metto 10. Perché non te la senti di mettere? Non me la sento. Stiamo andando ai Castelli. Perché? I Castelli Romani. Di chi è il castello? Del principe Filippo. Tu ci sei mai stata? No. Tu non sei stata a Castello. Allora, perché la gente viene a Roma, perché ha Roma la capitale. Però non va mai a vedere i castelli che sono a pochi chilometri da Roma, sono accessibili sia dalla... Come no, con i mezzi. Come no con i mezzi? Tu da Termini prendevi il treno per Frascati o per Castel Gandolfo. È rosso! Lo vedo. E non mi sembrava. E praticamente stai al centro della cultura. Della ciociaria. Ma che ciociaria? Che c'entra ciociaria? C'è anche Tata Francesca? Tu sai chi è Tata Francesca, no? Perché purtroppo no. Ma l'hai invitato tu questo qua? Va, che roba, anche senza telecamere. Ma che ma dove lo trovate uno così? Guarda dove ho portato. Per benzina. Allora facciamo che Marcello tiene i conti. Poi mi date tutto. Dai, fine pasto. Prendi la calcolatrice. Viste le mie abilità in finanza personale, mi fai fare i conti. Certo. Ok, va bene. Vabbè, cioè semplicemente devi segnare dei numeri. Posso farlo anch'io. Lo può fare anche un bambino con un abaco. Spese. E io pensavo che oggi sarebbe stato tutto offerto. E invece no. Marcello deve tenere i conti e poi dobbiamo ridare tutto a questo losco figuro, ovviamente attraverso PayPal. Bravo. Segni ragionieri. Mi dighi 19,97. Ah ok, un numero primo. Okay. Lo vedi? Ecco Marino. La sagra del vino. Cioè dell'uva. Ah non la sai? Perché a Marino, il periodo della sagra dell'uva, nelle fontane invece dell'acqua escono il vino. Escono il vino. No, ma entriamo dentro la Mieti Trebbia, non lo so. E questa che stiamo incrociando, signore e signori, è la Via Appia. Bello questo maschio, cioè io un trattore così voglio guidare. E adesso stiamo per uscire dal raccordo, che è il confine. Sono raccordo. Guarda già lo scenario come cambia, incredibile. Mazza, oh. Tiè, guarda che acquedotto. Ma la cosa bella è che qua ci stanno i frati trappisti, ci stanno i frati trappisti, qua! Che fanno la trap? Fanno la trap! Bella, non me l'aspettavo! Siamo arrivati? Dai, siamo arrivati. Non è che apro poi tu parti. Lancio la forza! Dai! Dai. Ok, vamonos! E siamo giunti a Castel Gandolfo, sentite l'odore di pane. Adesso è pane, adesso è pane. Adesso è pane. Perché si respira quest'aria di paese? Io ho fame adesso, quindi. Sì, anch'io. Castel Gandolfo, la piazza di Castel Gandolfo che andremo a vedere a breve. L'ha progettata già Lorenzo Berrini. Mica! Qua per terra, all'ingresso, c'è un QR code. Benvenuti a Castel Gandolfo, residenza dei papi. È una figata sta cosa? Sì. Ma soprattutto qua, vedete il mare. Vabbè, se il papa ha scelto sto posto ci sarà un motivo, effettivamente. Qual è il motivo? Che è molto bello. E pensate che io in questa chiesa ci ho fatto la prima comunione. Tenero. Che dolce, ero vestito da fraticello. Tiè, tiè, becca di sto lago. Bisogna
bisogna fare delle foto da influencer qua. Beh, noi qua abbiamo fatto il giro in monopattino comunque. Sì, tempo fa siamo venuti con Marcello, abbiamo fatto Castel Gandolfo, Albano, Ariccio, siamo arrivati in monopattino. Monopattino elettrico. Con la pioggia. Con la pioggia, è vero. Ma non mi ricordo perché. Non lo so. Per quale motivo l'abbiamo fatto? Non lo so, senza senso. Momento cultura. Abbiamo deciso di scendere dal paese al lago a piedi. Non l'ho mai fatto in vita mia. L'abbiamo fatto con Marcello col monopattino elettrico. Però abbiamo il deodorante, quindi siamo stati. Esatto. Vabbè, poi con una giornata di sole così era veramente sprecato prendere la macchina. E poi la macchina inquina. Bravo. Dicevo, momento cultura perché? Perché vi dico che questo lago è un lago di origine vulcanica. In realtà questa è una bocca di un vulcano. È tondo. Ma un vulcano tipo negli anni 80. Non è vero. C'è la stazione qua, stazione Castel Gandolfo. No, e la cosa carina è che c'è tutto il perimetro percorribile. Anzi, Marcello, se vuoi farti una corsetta. Ma tra l'altro lo sapete che in questo lago si tennero le Olimpiadi di canottaggio di Roma nel 1960? No! Ve giuro. Per vostra informazione, comunque il lago ha un perimetro di 10 km. Quindi è fattibile farselo di corsa, a piedi, in bicicletta. Oh, battete la fiacca, dai! Oh, stavamo là, ci siamo fatti una bella passeggiata. Ah, là stavamo? Eh sì. Domanda, la carbonara la fate? Ha giudicato. Siamo venuti ad una fraschetta. La fraschetta è un'osteria tipica della zona dei castelli. In realtà il fulcro delle fraschette è Ariccia. Grazie e grazie. Ecco, queste sono le cose tipiche che si mangiano alla fraschetta. Io vorrei mangiare solo così. Loro hanno preso carbonara e gricia. Io invece vado di porchetta e cicoria. Pranzo anticipo io, chi è che segnava? Chi era il finanziere? Tu sei la finanziera? Ho come l'impressione che spenderemo più stasera al ristorante Stellato. 42,50. Segni signorina, dobbiamo è capire 14 se... 14 a testa, no? Vabbè, poi facciamo tutto insieme. O prendiamo il pedalò o i giardini del Papa. Votate. Votate. Tasti capaci? Sì. Ok, lo posso avere qua sotto? Dai, venga Fiona. Opla. Ok, adesso? Mamma mia che bello! 5 euro mezz'ora, non prendevo, non prendevo il pedalo quando ero bambino. Guarda quanto è liscio. Ah. No, raga, siamo al pedalò, che bello! Io sono sempre stato terrorizzato dal lago perché mi sono sempre messo, mi è stato incusso questo. Il lago è pericoloso. Incuto. Ma perché? Perché non c'è il sale e quindi affoghi più facilmente. No, ma la cosa è, ci sono i mulinelli, attento ai mulinelli. I mulinelli anche. Ma dove stanno questi mulinelli? I mulinelli ci sono spesso nei laghi artificiali. Però devo dire che è divertente. Se solo pedalassi. Sta pedalando, guarda come si muovono le mie gambe. Ma se io sto fermo, sta fermo. Certo, perché io mi fermo insieme a te. Abbiamo una diatriba su tutta pedalata. Eccolo, no. Adesso sento ciaf ciaf. Oddio. Sta finito. Ah, oddio, quadricipiti. Oddio, che stanchezza. Tutta Fiona, che gli frega, mica pedala. Io se vuoi pedalate, se vuoi. Aspetta, la rifaccio. Cioè, lo cosa è lo sprint finale per allenarci? Sei pronto? Vai, sprint finale, sprint finale. Guarda che roba. Aia. E adesso si va a Nemi, la patria delle fragoline. Cintura importantissima. Ma sei matto? 6,4 km. Nemi è il secondo lago dei castelli. Cioè il lago di Albano che è il lago più grande. Il lago di Nemi che è più piccolino. Vedete com'è? No, perché non è a fuoco. No, vabbè. E qua Albano, Albalonga era originariamente. Oriazzi e Curiazzi, la guerra con Roma. Voi non sapete questa storia, no, cioè. Io di Albania. Voilà, siamo arrivati a Nemi. Oggi Marcello ha perso l'uso della vita. Sto a fare la challenge. Sto a fare la challenge. Mi sveglio alle 5 tutti i giorni. Pure se faccio tardi la sera, quindi. Dai, andiamo a mangiarci le fragoline. Ma voi state sentendo che odore di fragole? È pop,
bello questo. Sembra una finta città dell'amore. E grazie. Ma tu immagina gente che mi dirà adesso: Franz, ma tu stai mangiando col cucchiaino di plastica? Ma c'è gente che lo fa. C'è gente che lo fa. Ragazzi, ci hanno dato questo. La gente non riesce a usare il buon senso nella vita. Comunque, fragolina di Nemi, approvate. Amici, ho pagato 24,50. Segno subito. Vai, finanziera. 4,50. Facciamo i conti. Ti aspetto fuori. Siamo giunti, ragazzi. Allora, facciamo i conti. Dai, 19,90, 42 e 24. 24, 91 e 97. 30 euro a testa. Ah, ci hai pure fatto lo sconto. C'è abbonato. Adesso utilizziamo PayPal. Anzi, ringrazio PayPal che ci ha permesso di fare questa girella fuori porta. Vi ricordo un'altra cosa: se date i soldi a qualcuno che non ha l'account PayPal, gli arriva sull'email una notifica. Ti stanno arrivando dei soldi su PayPal. Vuoi iscriverti a PayPal? Dopodiché, se quella persona si iscrive a PayPal, riscatta il credito. Se non si iscrive a PayPal, vi ritorna dopo 10 giorni indietro il messaggio dicendo non ha usato i tuoi soldi. Quindi anche se sbagliate account, questo ve lo dico perché mi è successo, ho sbagliato account, l'ho mandato a una persona che non esisteva e dopo 10 giorni mi sono tornati i soldi. Via. 30 anch'io l'ho messo. Ora 30 centesimi hai messo. Dannazione, aspetta, invia. Mandami questi danari. Mandiamo con American Express, da là. Vai. Tac. Zon. Fine. Inviato 30 euro a Francesco Galati. Toh. Fiona Ciacalli ti ha inviato del denaro. Grazie Fiona Ciacalli. Prego. È stato bello. Grazie ancora PayPal. Grazie a Fiona e grazie a Marcello. Grazie a te Franza di averci portato in giro per i castelli romani. Ma grazie a te Marcello. Grazie a voi per avervi ridato i soldi. Grazie. Ma grazie a Marcello che stasera ci porta a mangiare in un ristorante stellato. Quindi alla Pergola di Ainsbeck. Andare a vedere il vino di Marcello e andare a vedere il vino di Fiona per sapere tecnicamente come funziona questo servizio di PayPal. Buona serata. Ma io quando è che sono diventato così orribile? Sei sempre stato sempre? Sì. Ma mi sono gonfiato secondo me oggi, nella giornata di oggi. Beh, ciao. Addio.